come se mi dicesse sempre avanti, no? Sempre avanti. A tenere duro, sempre avanti. Nel segno di Daniele Tagliolini, l'ex presidente della provincia da precursore trovò i fondi per ristrutturare l'ex Morselli insistendo sull'autonomia energetica. Da sabato scorso l'edificio più green tra le scuole superiori del territorio che ospita le scienze umane del liceo Mamiani porta il suo nome. L'atto era stato proposto nei mesi scorsi dal presidente Giuseppe Paolini e dal sindaco Matteo Ricci. Questa scuola deve rappresentare e rappresenta Daniele perché è stata fortemente voluta da lui. È una scuola in ZEB, la prima scuola in ZEB della provincia che, come è stato spiegato, farla nuova è facile, farla su una struttura vecchia è molto più difficile, però Daniele l'ha voluta con forza ed era giusto che questa scuola fosse dedicata a lui. È dedicato non tanto alla scuola, perché ho sentito un sacco di polemiche, è il palazzo che è Palazzo Daniele Tagliolini, ma la scuola rimane col nome che aveva. E io credo, penso che Daniele era un grande, oltre che essere un amico è stato un grande amministratore. È stato un grande rappresentante dell'entroterra, era una persona che quando la chiamavi c'era sempre e mi fa piacere di essere riuscito a costruire con lui e coltivare una cara e sincera, una sincera amicizia che mi lega anche alla sua famiglia che era qua oggi, ed ero molto provato nel vedere la madre, il padre, i figli, la moglie e le sorelle qua davanti. E ho detto che Daniele non è che voleva la luna per sé, però era uno che voleva che tutti guardassero la luna. Ecco, questa era la grande dote di Daniele, di trasmettere speranze, di trasmettere progetti per il futuro e di dare largo spazio ai giovani. Ciao Daniele, ci manchi tanto. Era un combattente, coniugava la leadership e senso del dovere, ha evidenziato il sindaco Ricci. Guidò la provincia gratuitamente, con un carico di responsabilità notevole, senza mai tirarsi indietro. Il suo rapporto con le scuole è stato speciale. L'ex Morselli, oggi è un edificio gioioso e colorato, rispecchia pienamente l'animo di Daniele, che era un motivatore. E ancora oggi ci esorta a tenere duro e a guardare sempre avanti. In questo edificio i pannelli fotovoltaici azionano le pompe di calore con costi azzerati per l'energia. Una struttura strategica anche in chiave antisismica. Ci piace pensare, ha aggiunto il dirigente del liceo Mamiani Roberto Lisotti, che questa scuola sia un pezzo del suo sogno. Un presidente che è stato nei suoi anni da presidente molto vicino alle scuole, a tutte. In particolare questa, che ad alta efficienza energetica, rappresenta un po' anche il suo modo di vedere il futuro. Questa è una scuola che dal punto di vista energetico è completamente autonoma, è innovativa in molti suoi aspetti e quindi viviamo questa giornata con col piacere di avere qui in questa aula magna un qualcosa che ci ricordi per il futuro Daniele. Mi permetto di chiamarlo così. Era un presidente, ripeto, molto vicino, disponibile in ogni situazione, sempre pronto, attento alle nostre necessità, urgenze. Quindi ci fa particolarmente piacere vedere poi questa sala nuova, appena arredata, così riempita da persone vicine, persone e istituzioni vicine al Presidente, ci rende ancora più contenti.